c'è uno stretto rapporto, un'alleanza, uno scambio di informazioni e soprattutto di film molto importante tra il Torino Film Lab e il Festival di Torino. Lab sta per laboratorio, incubatrice, luogo dove in questi anni sono nati dei progetti davvero, davvero importanti, che poi hanno avuto una vita festivaliera, non solo festivaliera, di grande rilievo. Io in questo caso faccio veramente neanche Pippo Baudo, se volete, perché come tradizione lascio a qualcuno che ne sa molto molto più di me. Questi film poi sono presentati in Festa Mobile, che è una sezione davvero molto importante. Poi sui giornali di solito noi leggiamo commenti anche dettagliati ai fini del concorso, quella è una piccola deformazione giornalistica, però vi invito a curiosare anche nelle altre sezioni, dove ci sono delle scoperte non, secondo me, non indifferenti. Quindi io lascerei proprio a Sabina Nerotti. Ciao Sabina, ben trovata di nuovo. Ciao. Il piacere di presentare gli ospiti e di condurre e di fare, poi magari ogni tanto chiederò delle cose se mi nascono delle curiosità. Voi come sempre, se avete delle curiosità, basta alzare il braccio e il microfono arriva da voi. Prego. Sì, io saluto Daniele e Alejandro che sono qui. E, naturalmente in quest'anno noi al Festival presentiamo 7 film che sono stati sviluppati negli anni dal Torino Film Lab ed è bello avere loro qui con noi, perché così possiamo anche magari sentire dalla loro voce quella che è stata la loro esperienza, sia positiva ma anche se magari ci sono state delle difficoltà per quello che riguarda il Torino Film Lab. Io brevemente riassumo quello che è il significato del Torino Film Lab, che è arrivato alla sua 12ª edizione, che è finito proprio i 2 giorni del meeting event, sono terminati proprio ieri sera con una cerimonia di premiazione dove noi assegniamo premi di produzione, di distribuzione, anche premi di sviluppo per opere prime e seconde, da quest'anno anche per opere dopo la terza. Il senso del Torino Film Lab dall'inizio, le cose che non sono mai cambiate, è proprio l'idea di poter accompagnare lo sviluppo di un progetto dall'idea iniziale, proprio dalla fase di concepimento fino alla fase della distribuzione, cioè cercare in qualche modo di creare continue opportunità per quelli che sono da noi considerati giovani talenti internazionali. In questi 12 anni noi siamo arrivati a sviluppare moltissimi progetti, più o meno una trentina l'anno, di film, diciamo, che hanno il contributo del Torino Film Lab, o economico o semplicemente nello sviluppo. Siamo a oltre 107 film. Se vi interessa sapere che tipo di film arriva al Torino Film Lab, per capire anche la diversità di genere, di tono, di voce, voi potete andare sul sito del Torino Film Lab, dove sono elencati tutti i 107 i film che sono stati fino ad oggi released, diciamo, e ce ne sono un'altra ventina che noi vedremo nel 2020. E quello che è importante è come si costruiscono queste possibilità. Si costruiscono con una formazione di alto livello che dura almeno tutto l'anno. Noi adesso siamo, diciamo, in quella che è la fase di selezione per programmi che inizieranno nel 2020 a marzo e che di solito attraverso workshop in diverse parti del mondo accompagnano i filmmaker selezionati. Quindi loro hanno l'opportunità, insieme ad altri filmmaker di altri paesi, di sviluppare il loro progetto. Un'altra idea alla base del Torino Film Lab è quella di lavorare in gruppo, cioè con un continuo scambio, non solo quindi con tutor professionisti, ma anche con i registi, i produttori di altri paesi che stanno, diciamo, affrontando la stessa impresa, che è quella di portare alla luce la loro opera prima o seconda. Il secondo step fondamentale, che è quello che è avvenuto qui a Torino in questi giorni, è poi l'incontro di questi progetti con il mondo della produzione, il più diversificato possibile, per riuscire a
creare quegli incontri che renderanno possibile la realizzazione di questi film. E qui stiamo parlando di una platea di più di 300 professionisti, di nuovo da tutto il mondo, e selezionati anche sulla base del tipo di progetti che noi quell'anno abbiamo selezionato, cercando quindi di facilitare questi incontri. Qua abbiamo quindi nel Torino Film Lab Meeting Event dei pitch pubblici e dei one-to-one meetings, che vi dico, per dire, in due giorni sono stati più di 800 gli incontri. E diciamo, loro hanno vissuto questa esperienza. Il terzo step è quello poi di poter riconoscere ad alcuni di questi progetti, tramite giurie che noi ogni anno selezioniamo, un contributo economico o allo sviluppo o alla produzione vera e propria, oppure in alcuni casi anche alla distribuzione. E quindi così completiamo, diciamo, le possibilità di accompagnare un progetto. Da lì in poi, poi noi cerchiamo anche, abbiamo una partnership con alcune piattaforme per poter, per esempio, se vi interessa vedere alcuni film del Torino Film Lab gratuitamente, potete andare sulla piattaforma Festival Scope, perché noi ogni anno, per un certo numero di film che accettano questa nostra proposta, compriamo dei biglietti in modo che le persone possano vederli. Cerchiamo di costruire anche delle rassegne qui al massimo, sicuramente l'anno prossimo nel 2020 ne stiamo cercando di pensare qualcosa che possa portare un gruppo cospicuo di film al pubblico. Molti film escono anche in Italia. L'altra cosa da dire, e poi qui chiudo perché vorrei parlassero loro, e che chiaramente noi non possiamo poi decidere mai quale sarà poi la storia di un film dal punto di vista del suo incontro con il pubblico, però da tradizione del Torino Film Lab questi film riescono a partecipare ad alcuni dei più importanti festival internazionali, quando e dove già la selezione è difficilissima, e molto spesso riescono a fare un giro di festival e in alcuni casi ad avere anche un successo di mercato. Allora, vogliamo sentire proprio i nostri ospiti, come sollecitavi prima, no? Quanto è stata importante questa esperienza, l'esperienza vissuta da loro. Tu hai dato dei dati davvero importanti, 170 film, 20 se non ho trascritto male quello che dicevi, in arrivo, in più arrivo o meno nel 2020, però appunto poi 107. Sì, avevo scritto bene, scusami, sì. 107 ho letto male, però appunto ci interessa molto sapere il loro punto di vista, no, di questa esperienza, come dicevi, ed è molto interessante. Poi non si tratta soltanto di accendere il motore creativo produttivo di un film, ma poi accompagnarlo anche nel suo viaggio. Naturalmente nessun film lab può scommettere sull'incontro con il pubblico, quindi poi se il viaggio è lunghissimo, incontra tanto pubblico o ne incontra meno di quanto poi potesse meritare. Allora, chi comincia a raccontarci la propria esperienza? Ok. So my film was... I had been thinking about it for a long time, for say a year, and then I wrote the script. And after writing it, I wasn't sure exactly where to go. I had a producer who was interested, but I didn't really have any kind of support or a framework to help me develop the film. So I applied to what was called Frameworks at the time, which is now the Feature Lab, and you know, one of the greatest joys was being selected. I, you know, thought I was the luckiest human being in the world because I had heard so much about the lab, and I really appreciate Torino Film Festival and its selection. So really, you know, I went with my producer, and we really from there started. That's really when the development of the film began. That's when we really could imagine this as a film. And being around directors from all over the world with really stunning, incredible projects, being with sort of the support staff of script consultants, other directors, post-producers, cinematographers,
traveling sort of, you know, in my year we went to Slovenia. So you're really, with your group, you're all working on your projects together. And what happens is this almost groundswell of energy from everyone at the lab gives, it really energizes your project. And then we come, you know, to Torino, the film lab, or Torino Film Festival, and we present our projects. And afterwards we have a lot of meetings. And for my project, my project was interesting. I'm American, my producer was French. And at the time, there was really a sort of a concern that there wouldn't be the possibility of co-producing an American-French film. But at the sort of the meetings that we've had after the pitch sessions, we really found in that moment all of the people and the partners that would come and carry us through to the production, post-production, and distribution of the film. So, really, the Film Lab sort of broadened my perspective of cinema, of art house cinema, but it also allowed us to create a film in a context that was a little bit unusual, bridging the sort of an American director and a film in America with Europe and with France, and done with the kind of sensitivity and complexity that I think European filmmaking champions. All of this, how do you say, it really was the seed, the Torino Film Lab was the seed that allowed, as you said, this film to be made in the way that it was made. And it, you know, it was an incredible experience. Per raccontarvi quella che è stata l'esperienza del mio film, vi dico che appunto era da un annetto che stavo pensando a questo film, a questa idea. Avevo scritto la sceneggiatura e dopo averla scritta non sapevo bene come muovermi, a chi proporlo, dove andare. Avevo un produttore che aveva dimostrato dell'interesse per la realizzazione del film, però non avevo alcun sostegno per poterlo sviluppare. Ma a quel punto mi hanno detto che avrei potuto rivolgermi a quella che un tempo si chiamava il Framework, che adesso si chiama Feature Lab, e ho presentato lì la mia idea. A quel punto, quando ho saputo di essere stata selezionata, è stata davvero una gioia immensa per me poter partecipare. Sono andata con il mio produttore e da lì è iniziata la mia avventura. Abbiamo potuto veramente cominciare a sviluppare il film stesso e da lì ho potuto veramente pensare a come poterlo sviluppare, ad immaginare il film realizzato. Grazie agli incontri con gli altri cineasti che provenivano da tutti gli angoli del mondo e a questo come dire, focolaio di persone così piene di energia straordinaria, i consulenti, esperti nella produzione, nella post-produzione, direttori della cinematografia, della fotografia. Siamo anche potuti andare alla meeting in Slovenia e ho proprio potuto sfruttare fino in fondo questo meraviglioso clima di collaborazione, di lavoro di squadra, e c'era proprio un'energia che pervadeva tutta la nostra esperienza all'interno del lab. Dopodiché sono venuta agli incontri del Torino Film Lab e a quel punto abbiamo cominciato a provare un po' di preoccupazione, perché non sapevamo se saremmo riusciti a realizzare questo film, poiché io ero americana e il produttore più interessato era di origine francese e non sapevamo se questo mix sarebbe stato realizzabile. In realtà abbiamo potuto portare avanti questo progetto grazie a tutte le persone che ho incontrato durante i meeting. Ho trovato le persone giuste e persone per poterlo sviluppare, produttori, post produttori, e
grazie al Torino Film Lab, appunto, ho potuto trasmettere quella che era la mia prospettiva in un contesto davvero insolito per la realizzazione del film e per il tema del film stesso. Sono riuscita quindi a trasmettere quella sensibilità e quella complessità di cui i produttori europei sono veramente dei grandi campioni a fare, grazie alla loro esperienza. E quindi grazie Torino Film Festival, perché è stato il seme da cui è germogliato tutto. Okay. Wow. Yeah, in my case it was different. I mean, we didn't develop the project in the film lab, or you know, we didn't take part of that at the beginning. But then we get the support of the Torino Film Festival at the latest stage of the film, which is the release of the film. We got the Design Audience Award, which is something that helps you with money for distribution of the film, so to plan, and also you have meetings in order to understand the way that the film can be positioned in the market or in different countries, or how you're going to release it, especially in nowadays where film distribution is is a complicated matter, because you don't have you know, the theater structure of the film that support the film as an idea for 100 years is not there anymore. It's not there in the same way. I think most of we have the same problem everywhere, which is that the theater system is only working for the big productions, you know, for Marvel movies and stuff like that, that they take, you know, 90% of the screens, and then you have a very small part. In Europe, you have a system of small cine clubs. In other countries, you don't have them. But everybody has Netflix or some sort of platform where you can distribute the film. So this fund helped us to decide how we're going to market the film, how we're going to present it to the audience, the publicity materials, you know, how you're going to design them, what you're going to focus around, how can you sell a black and white 4x3 Czech movie made in the kind of the 60s, which is not very room for, there's not a big room to decide how you're gonna do it. You're gonna do it the best you can, you know, like, and in that sense, to get the support of the Torino was great, because it was the last push for the film to get it out. So we're also very thankful for that, and it shows that that you have to think about the whole circle of movies, because it's not enough to have movies made, they also have to be seen, and in a market that is crowded with more productions, sometimes it's very difficult to get the visibility, and that's why I think it's a good idea to have the whole line from the development to the distribution of the film. Per me l'esperienza è stata diversa, perché non ho ricevuto il sostegno del Torino Film Lab per sviluppare il progetto stesso, non ho avuto questo sostegno fin dall'inizio della realizzazione del film. È stato invece nella fase conclusiva della realizzazione del mio film che ho ricevuto l'aiuto del Torino Film Lab, anche perché al Torino Film Lab io avevo vinto il premio per l'audience design, ed è stato davvero straordinario, un trampolino di lancio che mi ha permesso di capire quale potesse essere il canale distributivo migliore, e grazie agli incontri con i professionisti del lab abbiamo potuto vedere quale poteva essere il posizionamento dei film. Era questo lo scopo delle riunioni, per capire qual era la realtà del mercato nei diversi paesi del mondo, perché oggi come oggi la distribuzione dei film è davvero una questione molto complicata, anche per quanto riguarda gli esercenti cinematografici. Ebbene, la situazione non è certo come quella del passato. Attualmente solamente le grandi produzioni tipo
tipo i film della Marvel riescono ad uscire nelle sale, ad avere una circuitazione che però copre il 90% degli schermi e a te rimane ben poco. Sebbene in Europa ci sia un sistema di cineclub che fa circolare i film, negli altri paesi questa realtà non esiste. Tuttavia ci sono altre piattaforme distributive come per esempio Netflix. Quindi questo premio dell'audience design ci ha davvero aiutato a capire come presentare il film al pubblico, quali erano i materiali pubblicitari da poter realizzare al meglio per veicolare nelle sale e comunque al pubblico un film in bianco e nero con il rapporto 4x3 realizzato in cieco in uno stile degli anni 60 dei film cecoslovacchi. Ebbene, non era così facile come situazione. Dunque il sostegno del Lab è stato straordinario e fondamentale ed è stato proprio l'ultimo ponte che dovevamo, come dire, su cui dovevamo transitare per riuscire ad avere visibilità. Dunque sono davvero molto molto grato e grazie al loro sostegno abbiamo avuto quella visibilità che altrimenti non sarebbe stata possibile in un mercato così affollato di cose da vedere, perché i film non solo devono essere realizzati ma devono anche essere visti. Quindi abbiamo potuto, come dire, chiudere il cerchio grazie al sostegno del Lab. Io avrei una piccola curiosità, naturalmente bisognerebbe avere tutta la mattinata per parlarne, però avendo qui due giovani e da quello che ho visto, almeno dai loro film, mi sembrano validi cineasti. Il vostro punto di vista sulle piattaforme, in parte era stato accennato la cosa, no? Metto giù la domanda veramente in modo molto schematico. Le piattaforme stanno divorando il cinema o possono essere un tonico per tenere almeno viva l'idea di cinema? Non tocco il problema delle sale, della programmazione, della crisi degli spettatori che c'è da prima che nascessero le piattaforme. Mi interesserebbe proprio un breve, perché non abbiamo tantissimo tempo, una breve considerazione su essere cineasti, autori, registi in questo momento, che devono dialogare però con l'esistenza delle piattaforme. I think it's the natural evolution. So we can discuss, you know, like we can argue, we can fight it, like the Cannes Film Festival is fighting Netflix, but I think at some point it's fighting something that is going to happen anyways. You know, I think it's the same way that cinema is a technical thing. It's not only an artistic form, it's also a technical form. When you see many of the films that go down in history, it's because they made some kind of technical innovation. When they find new ways, new machines, new techniques, new things, that's the thing that also, we're in a kind of museum where you see all this old technology and the way that it moves. Cinema is also like an old microphone, you know, that's been evolving. So there's no way to say that, you know, and you know, like wireless microphone is better or worse than that one. It's a matter of taste at this point, I think. I watched many of the movies that when I was young, you know, I watched many of the movies the only way that I could watch them, you know, the classics, I could watch them in a VHS. In a small TV, and they made a great impact, you know, anyways. And then I had the opportunity to watch many of those films, you know, like Buñuel films, you know, for instance, that I remember, the Iranian films, the films of Taiwan, you know, Ou Chao Chen, the great directors that influenced my work. I watched them in copies of, you know, in the New York Public Library, you know, they have like VHS. My first Ou Chao Chen film, which is a major filmmaker for me, and it's a great influence, I saw it in a VHS in a small TV, and still I could feel the power of that movie. So I think when you watch something in your phone or something, you know, it's not the ideal, but it's better than having nothing. And I think in that way, what some platforms are doing
you know, they're financing films that otherwise they will never be made. You know, like, I don't know if The Irishman would ever be made without Netflix, for instance, or Roma, or, you know, films that are made for Amazon or stuff like that. So I think it's a trade-off, you know. You get your movie made, and then you screen it in a way that probably is not 100% of what it should be, but it would be like, you know, 80, and if you have a big TV, it's probably 85, and you have sometimes you have better sound than in many theaters. So I think it's important for the movies to be made, and in a market like this, whatever allows those movies to be made is better than the trade-off of having it in a platform that sometimes is not the best. Sometimes the algorithm is only there for, you know, to make recommendations of the things that they want you to see. But I think the trade-off at this point is still favorable, I think. Okay, thank you. Mm-hmm. I would agree. Oh, no. Yeah. Ebbene, io credo che in realtà la risposta sia che l'evoluzione tecnologica sia abbastanza naturale e quindi dobbiamo, come dire, seguire il flusso, non possiamo certo interrompere questo sviluppo tecnologico. Certo stiamo osservando come Cannes stia lottando contro queste piattaforme, tuttavia il cinema significa anche utilizzare la tecnologia, non è soltanto il seme artistico che è la componente del cinema stesso. Io vedo e dico che ci sono tantissimi film che sono entrati a far parte del nostro immaginario storico anche grazie alle innovazioni tecnologiche. Noi stessi qui ci troviamo in un museo e possiamo vedere quali sono tutti i dispositivi tecnologici che venivano utilizzati al tempo. È evidente che la tecnologia non si arresta. Possiamo aprire un dibattito per dire meglio avere un microfono senza fili o piuttosto utilizzare quelli che vediamo qui esposti. È sempre una questione di gusto alla fine, però l'importante è vedere i film. Io per esempio ho visto tantissimi classici grazie alla tecnologia VHS su un piccolo schermo televisivo e ciò nonostante hanno avuto un'influenza su di me che è stata straordinaria. Ho visto Buñuel, ho visto i grandi maestri iraniani, ho visto Ho Chao Chen, il taiwanese, che per me appunto è stata una fonte di ispirazione straordinaria, grazie alle biblioteche dove noleggiavo questi film, ripeto, in cassetta VHS su piccoli schermi televisivi, e ciò nonostante il potere di questi film è stato trasmesso. Certo, vedere un film su uno schermo di un telefonino non è certo l'ideale, ma è meglio di niente. Forse senza queste piattaforme film come Roma oppure The Irishman non sarebbero stati realizzati. Anche i film di Amazon sono comunque delle cose importanti. È un po' come un trovare una specie di compromesso. Forse a livello qualitativo non sarà al 100%, possiamo dire che insomma siamo sempre a credito dell'80-85%, talvolta sui nostri dispositivi abbiamo perfino un audio migliore che non in alcune sale cinematografiche. Quindi indipendentemente dagli algoritmi che decidono quali siano i film che loro vogliono farci vedere, comunque l'importante è vedere i film. Daniel, prego. You have just 2 minutes, sorry. Okay, sure. So. I think the kind of the traditional or older way of making cinema is perhaps, from my perspective, it's maybe had its run, and now in terms of implications, I think that as filmmakers we will, as we've always done, sort of adapt to the technology. So there's this beautiful landscape now for long form storytelling in you know, sort of these television series. There's VR. There's a tremendous amount of diversity in terms of how content is put out in the world and how stories and are told. And I think that what we're going to see is that ideas of what is a film or narratives or stories, characters in those stories, it's going to diversify, and we'll see a lot of kind of different new models that we'll see, you know, online
and that will kind of change. And you know, I see things sort of in cycles. Maybe we'll want to sort of. I think art house cinema will always have a place in the theater, but I think what those films will look like will perhaps change or be more, hopefully more experimental. Yeah, that's what I think. Thank you. Beh, secondo me è come se il modo di realizzare i film più tradizionale sia una fase che stia arrivando alla sua conclusione. E dunque, avendo detto questo, quali possono essere le implicazioni? Ebbene, come cineasti noi abbiamo sempre dovuto adattarci alla tecnologia che veniva resa disponibile, e adesso quello che stiamo osservando è proprio che c'è una forma di narrazione che è quella di lunga durata che ci viene permessa dalle produzioni televisive, che portano appunto tutta una serie di episodi all'interno di una storia che viene raccontata, come per esempio in VR. Questo quindi porterà anche ad una diversità del contenuto offerto grazie a queste nuove tecnologie, nuove piattaforme. Quindi noi vedremo dei film che sono delle storie molto più lunghe, con una profondità di presentazione dei personaggi, ma tutto questo si riassume, come ho detto, in una grandissima diversità, nuovi modelli di cinema che vedremo realizzati e che vedremo online. Quindi potremo considerare la storia del cinema un po' in cicli, ma l'arte sarà sempre, come dire, alla base di questa creazione. Mi auguro che queste nuove tecnologie ci aiutino ad essere più sperimentali. Allora, io ringrazio moltissimo Savina, grazie Daniel, grazie Alejandro, e naturalmente ai due giovani cineasti auguro il meglio da parte del Torino Film Fest. Grazie. Grazie mille.